Come state? Ben ritrovate nel mio armadio. È arrivato il freddo, quindi abbiamo bisogno di un alleato. E quale sarà? Il cappotto. Adesso scopriamo quelle che sono le tendenze di questo autunno-inverno. Prima di iniziare, un consiglio. Scegliamo il cappotto sempre in base al nostro body shape. Perché non tutti i cappotti stanno bene a tutti, quindi scegliamolo seguendo quelle che sono le nostre curve, le nostre forme. Il primo cappotto che andiamo a vedere è il trench, oppure il cappotto con la cintura. A me piace moltissimo perché evidenzia quello che è il nostro punto vite e ci aiuta anche a sembrare anche più magre. Questi cappotti valorizzano chi ha il fisico a clessidra, proprio come i cappotti sciancrati o quelli con il martingala dietro. Attenzione ragazze al dettaglio, i modelli come i trench con la cintura hanno spesso il doppio petto tende ad allargare in orizzontale, quindi se il punto debole è il vostro busto non andiamo ad allargarlo ancora di più, utilizziamo invece il monopetto che slancia e verticalizza il vostro fisico. Il secondo cappotto che andiamo a vedere è il cappotto dritto. Il cappotto dritto sta bene a chi ha il fisico a mela, perché? Perché cade dritto e non segna. Il cappotto dritto o anche un pochino oversize è di tendenza quest'autunno-inverno, quindi dovete assolutamente averlo nel vostro armadio. E quale colore scegliere? Il bianco, il nero, il beige? I colori vanno sempre di tendenza, ma se volete essere davvero cool, allora scegliete il colore caramello oppure cammello. È un altro consiglio che spero che vi aiuterà a non sbagliare il vostro acquisto. Il cappotto dritto, un po' maschile, sta bene anche sui fisici a rettangolo. E se siete alte potete usare anche quelli lunghissimi fino alla caviglia. Il terzo cappotto che voglio presentarvi è il capo sartoriale. Il cappotto sartoriale è un vero investimento. Potete utilizzarlo davvero in qualsiasi momento, per andare in ufficio, per uscire, dovunque voi vogliate, quindi un capo davvero il nostro armadio. E per quanto riguarda i colori? Bene, sicuramente il nero e il blu e il color cammello sono sempre quei colori che vanno bene perché sono classici, ma se volete essere un po' più audaci, fate come ho fatto io, scegliete il tartan. Questo cappottino qui lo abbino con un bel paio di pantaloni neri, con un pullover o un maglioncino in tintonita nera e così il mio look risulta sempre fresco. Il cappotto sartoriale ci permette di giocare con il materiale, sfruttando in questo modo i tessuti a nostro favore. Quelli morbidi e fluidi stanno benissimo alle ragazze curvi, proprio perché non vanno a stringere. Un consiglio, per i cappotti classici, magari a tintonita, possono essere importanti i dettagli, come possono essere ad esempio le frange, che sono e rendono i nostri cappotti di tendenza, proprio come in questo caso. Un altro cappotto che voglio presentarvi, anzi ripresentarvi, è il nostro teddy coat. Ce l'avete ancora? Anche se è un po' oversize va benissimo e potete abbinarlo ai colori autunnali. Ve lo ricordate? Avete già visto l'altro video? Andatelo a rivedere. Quindi potete indossare il vostro teddy coat con colori come melanzana, con il marrone, con il verde, insomma, con quei colori autunnali proprio per essere di tendenza e soprattutto cool. Un altro modello teddy che voglio consigliarvi è il bomber. Ideale per soddisfare la vostra voglia di look urban style. Il bomber, infatti, si è rivelato il capo vincente di quest'anno ed oltre alla versione in teddy che vi ho mostrato poco fa, a me piace moltissimo anche il pelliciotto. Sempre modello bomber, ma rigorosamente in fake fur. Un consiglio, l'eco pelliccia è perfetta per impreziosire i nostri look antifreddo e rende meno piatte anche le scelte più sobrie e minimal. Un altro consiglio, i colli ampi e voluminosi in eco pelliccia mettono risalto alle spalle e vanno benissimo per chi ha una forma a pera, spalle strette e fianchi abbondanti. Un'altra alternativa di fake fur che voglio mostrarvi è questa graziosissima mantellina in eco montone che strizza l'occhio ai trend western che sono finalmente tornate alla ribalta quest'anno. Un altro capo che non passa mai di moda è sicuramente il piumino. A me piace moltissimo oversize e perché ci tiene molto caldo ed è perfetto per le serate più fredde.
Allora ragazze, avete preso nota? Avete visto quali sono i capi nel mio armadio? Un piccolo consiglio, quando andate a fare shopping mettete al primo posto il vostro body shape, scegliete soltanto quei capi che vi valorizzano, quei capi che vi sentite vostre e che vi stanno davvero bene. E poi scegliete i capi di tendenza e solo in questo modo sarete chic and cool. E se vi è piaciuto questo video mi raccomando, stay tuned and subscribe to this channel. Iscrivetevi a questo canale così da non perdere i prossimi video. Un bacione, a presto. Bye bye girls.